Verranno rese pubbliche le conversazioni fra l'ex premier britannico Tony Blair e l'ex presidente americano George Bush. A deciderlo questo giovedì il governo guidato da David Cameron, che ha accettato di pubblicare gli estratti delle conversazioni riservate e finora secretate fra Bush e Blair relative a prima, durante e dopo la guerra in Iraq nel 2003. A dirlo il sito dell'inchiesta Chilcot, che prende il nome da Sir John Chilcot, nominato da Gordon Brown nel 2009 a capo dell'indagine, che ha pubblicato la notizia dell'accordo fra l'esecutivo e i commissari. Verranno così pubblicati oltre 200 documenti riservati fra telefonate, trascrizioni di incontri, faccia a faccia e lettere private, ma la commissione d'inchiesta ha comunque comunicato che non verranno rese note notizie relative alle opinioni personali di Bush. Nelle scorse settimane era scoppiata la bufera nel Regno Unito per le accuse provenienti da tutti i principali partiti, ma soprattutto dai liberal democratici in coalizione con Cameron, e relative al ritardo nell'accordo fra commissione e governo a proposito delle notizie sulla guerra in Iraq.